È un Rossano Rubicondi senza freni quello che parla al settimanale Gente, è una settimana dal suo ritorno in televisione a Ballando con le Stelle, dove si è esibito in un discutibile valzer insieme alla sua ex moglie Ivana Trump. La coppia, infatti, è stata sposata solo 8 mesi, ormai 10 anni. Ma in realtà non si è mai lasciata davvero. Le parole di Rossano Rubicondi sul valzer con Ivana Trump. Rossano Rubicondi in qualche modo si giustifica da una prova certamente in colore con Ivana Trump. Non c'è stato molto tempo a fare le prove, così né lui né Ivana conoscevano a perfezione i passi per la prova e la tensione era alta. Abbiamo avuto solo 2 giorni per provare, né io né Ivana conoscevamo i passi ed eravamo molto agitati, soprattutto lei. Perché un conto è allenarsi in tuta e scarpe sportive in palestra, ma lei aveva i tacchi. E la tensione di sbagliare o addirittura cadere davanti a milioni di persone era molto alta. Però Rossano Rubicondi si è ufficialmente candidato alla prossima edizione di Ballando con le Stelle. Non è la prima volta che Milly Carlucci inserisce nel cast un super ospite dell'edizione precedente e staremo a vedere il suo rapporto con Ivana Trump. Nel corso dell'intervista c'è anche spazio per parlare del suo futuro e del suo rapporto con Ivana Trump. Non tutti sanno che, approfittando della partecipazione allo spettacolo di Milly Carlucci, i due si sono poi concessi un po' di relax a Capri. E non erano suite separate, ma una suite con più letti, come ha rivelato Sornione il buon Rubicondi. La fiamma c'è, magari è tornata, magari non si è mai spenta. Chissà, che importa. Non ci siamo mai persi di vista. Lei è la mia famiglia. Se dormiamo nella stessa stanza, sì, certo, ma è una suite con più letti.